Altro tassello, cambiano gli interpreti, ma non cambia il risultato per Sirsafed con Ad Perugia. Nonostante l'ampio turnover operato da coach Girbic, i Black Devils mettono in campo una prestazione di alto livello e sbancano l'Arena di Monza, battendo i padroni di casa del Vero Volley in 4 set, confermando l'oramai già acquisito primato in classifica. Prova a tutto cuore determinazione dei bianconeri, ma anche di qualità sotto l'aspetto tecnico-tattico. Guidata dalla lucida regia di Travizza, la squadra dimostra di essere un gruppo compatto. Rimonta nel primo set, chiuso sul 21-25 dopo una partenza difficile, alla forza di reagire al secondo parziale, perso i vantaggi con l'iperuranico punteggio di 32-30, con i bianconeri che poi conquistano terzo e quarto set per 23-25 e 22-25. Prestazioni offensivamente formidabili per Ter Horst e Ricicli. L'olandese chiude con 26 punti, 68% in attacco, il meritato titolo di MVP della contesa. Il lussemburghese non è da meno, con 19 punti a referto, tre muri e tante situazioni difficili sbrogliate. Mengozzi e Ricci assicurano qualità al centro della rete. Plotnicki è uomo ovunque e Gerbic si conferma grande stratega, indovinando nel quarto set il doppio cambio con l'inserimento di Giannelli, autore di due ace, e Darzans che trova sul 21-23 il fondamentale muro vincente sul Roser. Adesso ancora una settimana piena di lavoro per Perugia, attesa domenica dall'ultima di campionato con il big match al Pala Barton con Civitanova, poi via ai brividi veri con l'avvio dei playoff scudetto e delle semifinali di Champions. Ci siamo guadagnati questo posto, no? Siamo già primi. Adesso hanno un'altra gara da giocare, quindi poi dopo la situazione del Champions, della Coppa, è stato un periodo molto tosto. Se adesso dico che non pensiamo alla gara di Civitanova, ma sai, si può anche pensare un po' alla parte fisica. Per noi squadra B è più importante adesso, sì, giocare, grazie a Nick. Hai dato questo tempo per noi perché arriva il playoff, arriva semifinale di Champions e dobbiamo stare pronti tutti, quindi un buon risultato per noi. Divertente giocare con questi ragazzi, diamo sempre tutto, a volte giochiamo molto meno, a volte un po' meno, oggi una formazione un po' diversa, però insomma lo spirito è sempre quello ed è sicuramente la benzina che tra l'altro costa tantissimo in questo periodo, più cara, più pulita che abbiamo.